L'ultimo hotel in cui sono stata a Los Angeles è questo che si trova a Marina del Rey, che è una zona di Los Angeles sull'oceano in cui non ero mai stata prima. L'hotel in questione è il The Ritz-Carlton e adesso vi faccio vedere com'è fatto. Come sempre c'è questo mini ingresso dove ho messo le valigie appena entrate e poi una sorta di stanzetta che funge da armadio, cassaforte, un po' di tutto. Poi si entra nella parte più importante, a sinistra c'è una porta che porta nell'altra stanza che è comunicante, ma ovviamente se le due famiglie non sono insieme viene chiaramente chiusa, ma è una cosa che si trova molto spesso in America. Mobiletto che fa da frigo bar, zona tisana e zona caffè, poi televisione, una scrivania, due letti, poltrona e tavolino, comodissimi, ma la cosa che mi è piaciuta di più è questo mini balconcino che fino adesso non abbiamo mai avuto perché eravamo in grattacieli e chiaramente i balconi sui grattacieli non esistono. Devo dire che una mini area dove poter uscire e prendere un po' d'aria mi era mancata tantissimo in questi giorni, qui mi sono proprio sfogata, anche perché la vista era appunto su questa zona del porto, in realtà non è proprio un porto, è più una sorta di baia, è bellissima. Ritornando alla stanza non vi ho fatto vedere il bagno che si chiude con questa mega porta che io amo. Bagno molto grande, avrei potuto organizzarci un meeting praticamente con va doccia vasca, poi super mega lavabo in marmo, bellissimo con una super illuminazione. Questa è la stanza, mi è piaciuta molto, molto più classica di quelle precedenti a questo Hollywood Downtown, ma mi è piaciuta tantissimo, soprattutto la vista molto molto diversa e il mood che comunque secondo me ci stava. Io felicissima. Questa era anche la vista da sopra rispetto alla piscina dell'hotel. Guardate che bella, come rilassante, che mood americano. Questo era l'hotel dentro, molto austero, con addirittura dei negozi, cosa che non avevo mai visto. E sì, questa è stata il nostro soggiorno a Marina.